Ciao, sono Jessica e nella vita mi occupo di advertising. Oggi sono qui insieme a voi perché mi piacerebbe condividere 4-5 buone abitudini che cerco sempre di tenere a mente quando lavoro ad una campagna pubblicitaria. La prima probabilmente è la perseveranza, perché ragazzi, diciamocelo, la scienza della comunicazione non è matematica. Non esistono purtroppo dei teoremi, degli algoritmi per dimostrare che l'idea che stiamo portando su un tavolo sia effettivamente l'idea giusta, l'idea vincente. Vi capiterà spessissimo di avere a che fare con persone che la confuteranno e a quel punto il mio consiglio è quello di affidarvi totalmente e completamente al vostro intuito, alla vostra passione e difendere l'idea fino alla fine, perché quando riuscirete a convincere le persone attorno al tavolo che quella è l'idea corretta, la sensazione sarà bellissima. La seconda buona abitudine è scrivere brief. Sembra assolutamente ovvio, però effettivamente oggi anche noi professionisti tendiamo a farlo sempre meno. Un po' perché tante cose le diamo per scontate, un po' perché abbiamo poco tempo. Invece quella che una volta chiamavano copy strategy, quindi individuare 3 o 4 informazioni chiave, renderanno veramente più semplice l'execution di una campagna pubblicitaria. Avremo davvero pochi margini di errore. E qui arrivo alla terza abitudine. Tra quelle 3 o 4 informazioni importantissime da riuscire a mettere a fuoco, quella che probabilmente mi sta più a cuore è il consumer insight. Provo a farvi un esempio di che cos'è un consumer insight per chi non fa propriamente questo lavoro. Allora, facciamo finta che per un attimo vi troviate a dover promuovere un servizio di streaming musicale. Ci sono certamente diversi modi per farlo. Uno potrebbe essere quello di dire che è il miglior servizio di streaming musicale perché vi permette di accedere al più grande archivio di brani al mondo. Oppure un altro modo potrebbe essere quello di dire che è il miglior servizio di streaming musicale perché vi permette di poter essere in pieno controllo della vostra musica e poter decidere voi quando suonare il vostro brano preferito. E quindi finalmente non trovarvi più a dover gestire quella situazione insopportabile che è: ecco, è partito il mio brano preferito proprio adesso che devo scendere dalla macchina. Questo è un insight, è una verità assoluta in cui tutti noi ci possiamo ritrovare e quando riusciamo ad individuare l'insight che si lega al prodotto che vogliamo raccontare alle persone, beh, a quel punto abbiamo fatto veramente bingo, riusciremo a sviluppare un messaggio di comunicazione che raggiungerà il maggior numero di persone possibile e avremo fatto bene il nostro lavoro. La quarta buona abitudine è quella di nutrire la creatività. Ancora una volta, siamo oberati di cose da fare, ma è importante non smettere mai di alimentare la nostra fantasia, la nostra ispirazione, le nostre idee. Soprattutto adesso, magari abbiamo un po' più di tempo per farlo. Io, ad esempio, mi iscrivo a tantissime newsletter e mailing list nazionali e internazionali. La maggior parte sono gratuite. Tutte le mattine ricevo una piccola raccolta di novità, di curiosità, di campagne, di attività che sono state intraprese in tutto il mondo e lo trovo sempre una fonte interessante per essere aggiornata e trovare spunti per fare meglio il mio lavoro. L'ultima buona abitudine che cerco sempre di non dimenticarmi è essere e rimanere oggettiva, perché quando decidiamo di lavorare per un brand, quando decidiamo di rappresentare la voce, di una marca, è fondamentale ricordarci che stiamo raccontando la sua personalità, non la nostra personalità, e quindi dobbiamo sempre rispettarla, anche se questa magari alle volte non coincide pienamente con la nostra. E quindi è importante riuscire sempre a valutare tutto in maniera estremamente oggettiva, senza farsi così intraprendere da quelli che sono un po' i pensieri e i gusti troppo personali. Il mi piace, non mi piace, non esiste per chi fa il nostro lavoro. Grazie mille per il tempo che mi avete dedicato e se avete delle buone abitudini da condividere insieme a me, sono molto felice di ascoltarle. Grazie.